Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, sempre dalla Romania, in particolare da Bran. Bran si trova a 200 chilometri quasi da Bucarest, e però attenzione, qui c'è poco da ridere ragazzi, Questo è l'ingresso del castello di Bran, il castello di Dracula. Ci sono stato, l'ho visitato. Adesso sto qua ancora un po', poi quando calano le tenebre vado via perché arrivano i vampiri qui, Se seguite le mie storie su Instagram, se siete impressionabili non seguitele, perché insomma qua dentro non è proprio una passeggiata, Sembra un po' il derby per il Milan. Io ve lo dico, poi fate voi, Io ve lo dico, guardate che varcare quella porta non è da tutti. Io l'ho varcata con altri due che non so dove sono finiti, e comunque io ho l'appuntamento col video editoriale. Allora ragazzi, so che qualcuno è deluso per questa voce in serata, poi tramontata nella notte di buongiorno. Io sinceramente l'ho vista subito come una manovra di disturbo che ha fatto l'Inter per il Napoli, sul Napoli, perché insomma buongiorno era d'accordo con il Napoli, insomma stavano limando dei dettagli, poi in qualche modo l'Inter, che tante volte è stata disturbata dagli altri, non vorrei ricordare quello che è successo l'estate scorsa con Lukaku, vero? Non vorrei ricordare quello che è successo con Bremer, vero? Non vorrei ricordarlo. Però ecco, tutto sommato, al di là del fatto che buongiorno, poi salvo clamorosi colpi di scena, sarà un giocatore a disposizione di Antonio Conte, vedo comunque qualcosa che va al di là. Un Inter, ditemi se arriva qualcuno dietro, se vedete il vampiro dietro ditemelo ragazzi che mi sposto. No, scherzi a parte, io vedo una direzione ben precisa, cioè l'Inter comunque cerca un difensore, è inutile che andiamo lontano, infatti in copertina vi ho messo altri due prospetti, uno a parametro zero, Hermoso, dell'Atletico di Madrid, l'altro è molto forte, l'ho visto con l'Austria, ma costa. Secondo me costa, gioca nell'Hans, mi pare si chiama Danso, Kevin Danso, austriaco molto forte. Poi si era sparsa anche la voce che De Vrij, ma tutti i giocatori sono un po' corteggiati dall'Arabia, no? Lo sapete, quindi l'Inter nel caso prendesse un nuovo difensore potrebbe anche far spazio a De Vrij, ma sono tutte cose insomma che a me interessano fino a un certo punto. Io vedo i segnali che dà l'Inter, cioè l'Inter oggi ha, attraverso il presidente Marotta, attraverso Ausilio, anche l'autorizzazione, tutto sommato, a prendere i giocatori per il futuro, ad anticipare arrivi, vedete anche Tesman del Venezia, insomma, e questa non è una cosa, scusate, ogni tanto col vento, qui c'è un vento, ragazzi, in Romagna ogni tanto temo che mi cada tutto, cavalletto, eccetera, però insomma io la vedo come tutto sommato una cosa positiva, però il messaggio che ci arriva, sia dalla vicenda del disturbo di buongiorno, sia comunque da Danso e se vogliamo anche da Hermoso, l'Inter cerca un difensore, ma questo al di là di Buchanan, si rende conto ovviamente che De Vrij e Acerbi alle prese con la pubalgia, sono comunque situazioni che vanno assolutamente monitorate anche per un discorso anagrafico, e quindi insomma l'Inter c'è, ma io non ho mai avuto dubbi su questo. Sono preoccupati gli altri, ma come, l'Inter prende anche buongiorno, però francamente anche quella per Danso, ragazzi, è una trattativa difficile, cioè qui bisogna ovviamente poi che qualcuno faccia spazio anche salariale, però il fatto che l'Inter dimostri di essere su alcuni giocatori, insomma la cosa mi fa molto piacere. Devo dire che la vicenda buongiorno, in realtà le due chiacchiere, perché l'ha ammesso, le ha volute poi fare Beppe Riso, che sapete anche l'agente di Frattesi, sta valutando la questione Oristanio, e insomma Beppe Riso un po' l'ha buttata così, ma a voi interesserebbe buongiorno? Beh, dipende, a certe condizioni, ovviamente qui il tempo sicuramente, anche se buongiorno per dire si mettesse in testa di venire all'Inter perché fa la Champions, il grosso problema è che l'Inter deve creare prima lo spazio per buongiorno, quindi deve sistemare eventualmente De Vrij, bisogna vedere se il buon Stefan De Vrij ha voglia di andare in Arabia. Io non ho assolutamente intenzione, come qualcuno di voi, di spedire certi giocatori, perché io sono affezionatissimo a questo gruppo che ci ha portato lo scudetto della seconda stella. Però insomma abbiamo capito che l'Inter, oltre che una punta, semmai riuscirà, perché
poi le parole vanno in altra direzione, a ricevere la disponibilità di Arnautovic a muoversi, beh, l'Inter cerca anche, ripeto, un difensore, e ci può stare, e ci può stare. Ovviamente poi la sostituzione di Buchanan bisognerà vederla, perché Buchanan, nelle intenzioni di Inzaghi, mi pare di capire, sarebbe andato a sinistra e quindi andava a matcharsi a un certo punto con Di Marco, perché noi tutti abbiamo visto Carlos Augusto per Di Marco, però Carlos Augusto può fare anche il braccetto di sinistra, quindi forse Carlos Augusto adesso dobbiamo considerarlo ovviamente per Di Marco, ma possiamo considerarlo anche ovviamente per Bastoni. Quindi non è secondo me così scontato che l'Inter cerchi un laterale destro, perché noi valutiamo Buchanan più come laterale destro, ma mi pare di aver capito che Inzaghi stava cominciando ad impostarlo sulla sinistra. A destra, d'altronde, ragazzi, abbiamo Darmian e poi Dumfries, che almeno a quanto si sta tutto tace mi sembra ormai sempre più vicino al rinnovo. C'è poi questa idea assolutamente reale, realistica, ma attenzione, parliamo di giovani, di Alex Perez. Come sapete, col Betis Siviglia si sta parlando, qualcuno mi dice che siamo ai dettagli, ma sapete che io ho sempre l'abitudine, la maledetta abitudine, di credere ai comunicati ufficiali, non di esaltarmi per una voce o una trattativa. Però ecco, il segnale comunque che ha dato Beppe Riso e altri procuratori che continuano a fare la spola alla sede dell'Inter, dicendo: ma un domani vi potrebbe interessare questo giocatore, sarebbe stato uno scippo a Conte e a De Laurentiis, parliamoci chiaro, sarebbe stato uno scippo come quello che ha fatto la Juventus per Bremer all'Inter. Vi ricordate quando giocava col Torino? Non a caso c'era di mezzo ancora il Torino di Cairo, personaggio col quale io personalmente non mi siederei volentieri a parlare di mercato, perché poi so benissimo, ma è suo diritto, per carità di Dio, che cerca sempre di scatenare delle aste, e secondo me in qualche modo Beppe Riso, spalleggiato un pochino anche da Cairo, senza sentire poi quella che era la volontà del giocatore, che comunque la sua parola al Napoli l'aveva data, in qualche modo secondo me hanno provato a scatenare un'asta, e non escludo che alla fine il Napoli debba pagarlo più del previsto, Alessandro Buongiorno. Però sono sgarbi e sgarbetti che in sede di mercato ci si fa da sempre, ogni tanto è l'Inter a subirli, questa volta insomma forse l'Inter ha messo il Napoli nelle condizioni di dover correre, tant'è che dopo la serata di ieri subito sono corsi ovviamente quelli del Napoli con Manna per avere il sì di Buongiorno. Non so se ci saranno altri colpi di scena, è chiaro che Buongiorno, ragazzi, è un profilo assolutamente interessante, però vi invito a guardare al di là della suggestione, della trattativa, di quello che può essere, magari non è stato immediatamente. Sicuramente l'Inter ha intenzione, altro che mercato chiuso, come dice il presidente Marotta e come dice Ausilio, di trovare comunque un giocatore per la difesa, ma questo al di là di Buchanan. E questo mi sembra un segnale sul quale dobbiamo stare attenti, fermo restando naturalmente tutto quello che potrà accadere poi per quanto riguarda la quarta punta in attacco. Ragazzi, per il resto io vi lascio, qui il castello di Dracula, attenzione perché c'è il conte Vlad l'impalatore, era chiamato l'impalatore, non mi sembra il caso neanche adesso di mettermi a spiegare perché. Spero che gli amici naturalmente siano salvi, sono usciti probabilmente da qualche parte, l'uscita è qua, questa è l'entrata, forse c'è un'altra uscita di là. Vabbè ragazzi, se mi troverò solo nei prossimi giorni, dopo questa visita al castello di Dracula, ve lo racconterò. Io comunque sono uscito sano e salvo. Con questo vi saluto, continuo il mio giro per la Romania con gli amici romeni e italiani, e naturalmente ci vediamo alla prossima. Anche qua avrete seguito, spero, l'ultimo video editoriale con gli amici dell'Interclub Romania. Qui è pieno di interisti, ragazzi, e quindi più che mai, viva l'Inter. C'è un vento, ragazzi, incredibile che il cavalletto sia rimasto in piedi fino a questo momento. Vabbè, ciao ragazzi, qui dal castello di Bran, che ha ispirato Bram Stoker, vabbè, adesso non vi devo raccontare tutto, no? E tantissimi film. Ragazzi, viva l'Inter, come sempre. Ciao!